Tutti noi musicisti viviamo periodi in cui siamo in fissa con un solo artista e ci ascoltiamo in loop le sue canzoni. Bene, io sono nel mio periodo Cory Wong e voglio farti vedere come ho cercato di ricreare il suo suono utilizzando la mia pedaliera, la HX Stomp di Line 6. Il preset che ho realizzato per cercare di avvicinarmi nel suono di Cory Wong è molto semplice, è basato su tre snapshot, il primo dove abbiamo una ritmica pulita, il secondo dove vado ad aggiungere un po' di ambiente per alcuni pezzi e il terzo che abbiamo un suono lead. Andiamo a vedere nel dettaglio. L'elemento principale del suono di Cory Wong è un amplificatore, come ho scelto io in questo caso, un Deluxe Normal, un Fender Deluxe. E ovviamente caratteristica fondamentale del suono di Cory Wong è la quarta posizione del selettore della Fender, in pratica quando andiamo a utilizzare il pickup al manico e il pickup centrale. Quindi per il suono pulito ho usato, come ho detto, il Deluxe Normal con le regolazioni praticamente standard, forse sì, avevo abbassato un pochino la presence, ma dopo è tutto standard come esce dalla pedaliera. Come IR ho usato una Green 69, una cassa con i Greenback. Ho scelto questa perché aveva una bella presenza sui bassi e una bella percussione e non mi era troppo acida come possono essere altri IR. E nonostante questo l'ho tagliata a 6,3 kHz in quanto Cory Wong ha un suono sì presente, molto percussivo, però ha delle alte frequenze molto delicate, quindi sono andato un po' a chiuderle per evitare di avere un suono troppo bright. Poi abbiamo il compressore, che per il suono di Cory Wong è di fondamentale importanza, e infine ho inserito un riverbero che tendenzialmente non viene usato da Cory Wong, però se non lo avevo io mi sembrava di essere nudo, che il suono fosse un po' troppo secco, quindi ho preferito inserirne un pochino. Appena appena, giusto da far sentire un po' di ambiente, e il suono che ne risulta è questo. Dopo, nel secondo snapshot, l'unica cosa che va a cambiare sono semplicemente i parametri del riverbero, dove abbiamo un decay molto più lungo, il mix che si alza. Infatti anche quando l'ho visto dal vivo Cory Wong aveva nei momenti in cui era solo lui che faceva delle parti un po' più melodiche, meno funk, applicava questo riverbero lunghissimo che gli permetteva di avere un po' più di ambiente, tipo nel pezzo Meditation. Il terzo snapshot, dove andiamo a attivare due distorsori. Il primo overdrive che vado ad attivare è un Minotaur, cioè la simulazione del clone Centaur,
dopo un Tube Screamer, un Scream 808, che con la sua caratteristica bella mediosa mi aiuta nei suoni lead, e un pochino, ma poco poco, di delay, giusto due o tre ripetizioni per creare ancora un pochino più di ambiente. E il suono che ne risulta è questo. Quindi un suono molto cremoso, molto liquido e con tanto sustain dettato dall'utilizzo del compressore sempre acceso e di due overdrive insieme. Spero che il video ti possa essere stato utile. In tal caso ti chiedo di cliccare mi piace e di lasciare un commento e anche di iscriverti al canale. È completamente gratuito per te, ma a me dà una grossa mano. Ti ringrazio e al prossimo video.